Buongiorno ragazzi, sono appena partito. Vi porterò con me nel mio primo vero viaggio, fondamentalmente il mio primo vero viaggio in Sud Italia. Penso mi spingerò fino in Sicilia. Come potete vedere parto con 11 gradi, il nebbiù, ma butta sole, quindi speriamo bene. Vi risparmierei tutta la parte dell'autostrada, praticamente da Alessandria fino a Bologna, dove uscirò e dove invece prenderò alcuni passi tipo la Raticosa, il passo della Futa e altri. Ci vediamo dopo, come sempre. Al suo fascino comunque riuscire a partire presto al mattino, beccarsi anche magari il brutto tempo. Figo, dai, ci aspettano 286 km per arrivare vicino sotto la Raticosa, quindi da qui a Bologna schippiamo. Niente da fare, non trovo una mazza per far colazione. Allora mi fermo un attimo perché ho ricevuto un messaggio di una persona che mi sta raggiungendo. Che bello, cacchiarola. Cazzo che bel panorama, spettacolo. Arriva lei, bello bello. Ciao. Chi è? Sto cazzo. Vedo una coda bionda. Ti stanno un po' più in mezzo già che c'eri. Le pago le strade. Ti riprendo da dietro, così fai fatica a girarti. Vai alla bersagliera! Vai! Allora, abbiamo recuperato la biondina e adesso stiamo andando verso la Raticosa. Ho fatto 800 volte il Col di Tichica in Marocco, ma la Raticosa... Arrivano le moto scorreggianti! No, diciamolo, molto rumore per nulla, eh. Io sono carico con le valigie, borse. Arrivo sulla Raticosa, porca puttana. Minchia, ma sono tutti qui. Oh figa. Deciso che ci defiliamo perché troppa gente. Bello ragazzi, è stato bello. Andiamo in giù da questa parte. Porca puttana, comincia a fare caldo. Dai, pausa. Mi hanno già proposto il Lampredotto a luna di pomeriggio. No, non ce la posso fare. Andiamo a vedere cosa c'hanno. Carico un po' le batterie e poi ripartiamo. Vuoi il Lampredotto? No. Vuoi il Lampredotto? Però ho fame. Grazie signora, grazie. Questo è il mio? Sì. Grande. Però abbiamo bisogno anche da bere, vero? Sì, certo, abbiamo bisogno anche da bere. Lascia pensa, scelta. Comunque l'accrocchio qui funziona, 7 euro di microfono che va direttamente dentro il casco senza avere microfoni da 300 euro. Va bene, e guardate cosa ho trovato post pranzo. Le Rossana, ma chi è che se le ricorda le Rossana? Mamma che... Guarda la bersagliera. Guarda, vai. Dai, la bersagliera. È colpa dei pantaloni stretti. Bello qua. Passo del gioco. Fico. Andiamo. Andiamo giù verso Fiesole. Dai, andiamo. Visto, bello. Basta, andiamo. L'ultima volta che sono venuto qui avevo la macchina, il carrello e la moto sopra.
E in queste due curve qua sotto, non tanto la prima ma la seconda, mi sono cagato addosso un sacco di volte. Vogliamo andare a farci un giro? Oh cazzo sì. Mamma mia, che bella. Bello, mi avete fatto tornare voglia, porca miseria, della sensazione del ginocchio che è grata per terra. Quanto tempo è passato? Era 2000... L'ultima volta che ho girato qui era 2009, 2010. Non mi guardare. No, la bersagliera! Ma non era dall'altra parte? No, sono uscito anche di qua prima. Minchia, se ti tiri un calcio campi di là. Alla bersagliera! Olè! Dai, tira! I classici pini, c'è un odore, c'è un profumo di pino, è bellissimo, buono. Cartina, quella cartacea che di solito uso quando pianifico i giri, ma a sto giro l'avevo dichiarato, non pianifico un Kaiser. Che bello, che spettacolo, Torre Acona, cioè dai, ma che spettacolo, che spettacolo. Bisogna dare un premio al navigatore perché sono andato più o meno dove volevo io e poi alla fine gli ho detto facciamo che mettiamo modalità di calcolo strade panoramiche, vediamo come si comporta, e per la seconda volta di fila mi sta stupendo. Pausa dove c'è la fontana artistica, paesino fichissimo, non mi chiedete come casa si chiama, Vignaccio, boh. Comunque siamo ufficialmente nel Chianti. Pausa aperitivo fatta. Chi è che mi picchia sul sedere? Io, Saponi. Vado a salutare quella della balilla. Salve! Posso? Guarda, ci do solo un'occhiata! Cioè, guardate che mezzo. La balilla. È la vernice un po' così, eh? Bella. È tutta originale? Sì. Mannaggia. Bellina, eh? Accidenti! Lei che filma? Non posso? Posso? No. Ah, ok! No, no, zero! Allora, come si chiama, signora? Elena. Elena, piacere, Paolo. Mi scusi il guanto, okay. Ma... Bella! È un motociclista lei, eh? Eh? È un motociclista! Sì, motociclista! Quando fa freddo, Cristo! Bellissima, complimenti! Grazie. Salve! Spettacolo! È italiana e la macchina è tutta originale, infatti la vernice è tutta spaccata, ci sarà stata stuccata mille volte, dentro è scrausissima, però è tutta originale. Elena, uè! Che spettacolo, ah, che bello andare in moto a quest'ora. Ci sono ancora, ragazzi, 22 gradi alle 15, no scusate, alle 17:47. Guarda che posto. Le cose belle della vita, piccole, belle, colorate. Bellissime. Tutte così, saranno 10 km, 15, 20 anche che guidiamo. Porca puttana, c'è un pieno di motociclisti. Ok. Che strada! Fighissima! Porca vacca, che bella strada! Stanza 208. Primo piano 208. E su di sopra.
E l'ascensore non funziona questo qui. Ah, ok. Sì, prego. Vabbè, non è rotto il Shining, però dai. Quella... Che figata! Vedi tanto il cazzo allora? Eh? Allora non hai rotto, vedi tanto il cazzo. Oh, ah. Bello! Questa è la situazione alle 7 di sera. Guarda che bello. E stasera cambiano l'ora, purtroppo. Dai, prima giornata archiviata, è andato tutto quanto bene. Domani, boh. Volevo andare a visitare la zona dove hanno girato il film Il Gladiatore. Beh, poi probabilmente punterò verso l'Umbria. Castelluccio di Norcia o... non lo so. Anche se non è stagione, voglio andare a vedere. A domani. Giorno 2, gli occhi vi dicono tutto della serata di ieri. Ho trovato questi motociclisti, sono un po' da Arezzo, un po' da Casale, un po' da Voghera, e sono venuti qua a farsi l'eroica ieri, oggi rientrano. Io oggi punto verso il sud, Siena, andrò a vedere un paio di posti dove hanno girato Il Gladiatore, vediamo se li trovo, perché non è chiarissimo su quello che ho trovato come informazioni. E poi punto giù verso l'Abruzzo, vediamo, perché c'è un borgo abbandonato che vorrei andare a vedere. Vediamo, perché comunque oggi è un'ora indietro, quindi abbiamo un'ora di luce in meno. Speriamo. A dopo. Magno o non magno? Magno o non magno? Sì. Giorno 2, fa caldo, ci sono già 21 gradi, prima tappa Siena, ok, alla bersagliera, speriamo che andando si stia un po' meglio. Bella sta strada, eh? È fighissima, sta pezzo con le pini è bellissimo. Ma sono enormi, cazzo! Affascinante, non la facevo così grossa Siena, però, eh? Invece è proprio grossa. Un cittadone. Queste le ultime parole di Valentina Traversi. Ti porto io, conosco la strada. Orientare, l'unica cosa che so fare nella vita. Belle ste viuzze, però, eh? Il tuo primo commento di quel pezzo fichissimo da vedere di quel palazzo è stato: è qua che si è suicidato il tipo? Fighissimo. Allora, Siena l'abbiamo vista, cioè Piazza del Paglio, qualcosina d'altro abbiamo visto, bella, vale la pena, però bisognerebbe venire qua almeno un giorno intero per girarsi il centro, lo rifaremo più avanti. Cioè, c'è sti borghi, praticamente ogni borgo ti vuole fermarti. Qua bisognerà fermarsi sicuro. Ti do una mano, eh? Ma posso passare in mezzo alla strada? C'è anche qua se vuoi. Te la sposto io se vuoi. Te la sposto io.
vicino ad Ascello, Ascello, stiamo andando verso Pienza e ho visto un sacco di gente, mi fermo a vedere, effettivamente valeva la pena. Siamo riusciti ad arrivare a Pienza. Qua mi sembra tutto un bel bordello, mi infilo, vado, non vado. Pieno di motociclisti, quindi ci sarà qualcosa da vedere, da fare. Che bello! È arrivato a Pienza, che è praticamente colma di turisti come neanche agosto, quindi penso che ho visto il centro e basta. Causa invivibilità del posto, il mio giro a Pienza è praticamente già finito, è invivibile. Eccolo là, il posto dove hanno girato il gladiatore. Andiamo? Vai di qua, vai di qua. Giro di qui. Fermati. Giro di lì. C'è tutto lo spazio che vuoi. Sì, ma sono io che non tocco. Puoi mettere il cavalletto. Ok, sono riuscito a fare un volettino col drone su quel bellissimo posto che è il Podere, dove Massimo Decimo Meridio torna a casa. Molto molto bello. Grazie, buona passeggiata. È ancora pieno, madonna mia. Niente, bisogna tornarci in un periodo, ovviamente non durante un ponte come abbiamo fatto, come ho fatto io, ma io questo periodo qui avevo, però molto bella, molto molto bella, molto molto piena anche. Motociclisti a bomba, vedo che tanti avete aspettato a mettervi l'assicurazione, bravi bravi. E a me fa piacere che non mettete via la moto, che non tirate via l'assicurazione. Tipo mio cugino ha chiuso l'assicurazione a metà settembre. Ciao ciao Pienza. Andiamo adesso verso Montalcino e poi cercheremo di andare sul Monte Amiata. Ce ne ha parlato tutti quanti bene ieri un signore, che tra l'altro è quello che ci ha consigliato di fare la Fiesole per vedere Firenze dall'alto, quindi andiamo.